trittico che vi attende a partire da domani. Le prestazioni sono fondamentali per far sì che un giocatore si esprima e una squadra si esprima in certa maniera. È la parte più importante del gioco del calcio. Se uno fa una prestazione, nel senso che si impegna, mette in atto le caratteristiche che ha in funzione della squadra, è un vantaggio enorme che sfruttiamo come squadra e sfrutta anche come singolo. Lauria ha detto che contro il Legnano abbiamo avuto la capacità di partire subito col piede premuto sull'acceleratore. Questa può essere una chiave di lettura da sfruttare. Certo, ma noi siamo partiti anche altre volte forte. In alcuni momenti siamo riusciti a fare gol, in altri momenti invece non siamo riusciti. Però la qualità che ha questa squadra è quella di cercare di vincere subito, poi ci sono momenti in cui appunto ci si riesce di vincere, di far gol subito per poter vincere, e magari momenti in cui non si riesce perché c'è anche un avversario. Ci presenta un po' il San Marino, caratteristiche, punti di forza e anche punti deboli. È una squadra anche fisica, è una squadra che abbina qualità in quantità. Presumo che gioca un 4-3-3, anche se ha provato un 4-2-3-1 come giochiamo noi, però in genere tutte le altre gare l'ha fatto con 4-3-3. Dietro sono abbastanza solidi, hanno due centrali difensivi che sono molto forti fisicamente. Hanno anche una discreta visione di gioco, un discreto lancio. Sfruttano le fasce, sfruttano gli esterni alti per cercare poi di, attraverso la qualità, perché davanti sono bravi e le loro qualità tecniche di creare superiorità numerica attraverso uno contro uno. In manovra poi sono bravi con i loro interni di centrocampo ad accorciare o mettersi tra le linee o ad andare a sovrapporsi con l'esterno alto. Quindi è una squadra che ha qualità. Noi dovremmo fare la prestazione, come ho detto all'inizio, cercando di lavorare sui loro punti deboli. Prima della gara contro il Legnago ha detto che voleva ripartire dalle certezze. Direi che qualche certezza appunto sul campo l'ha ricevuta. Prima di questa gara invece cosa ci dice dal punto di vista del modulo e degli interpreti? Ma la squadra sta bene perché chiaramente il morale è alto. Abbiamo messo a tacere delle cose che secondo me non davano neanche messe a tacere, nel senso che c'era questo velo, ecco, che dove la squadra era in crisi, ma non era crisi affatto, anzi ha avuto delle difficoltà, ma parlare di crisi mi sembrava eccessivo. Ripeto, ha recuperato bene, e domani ho delle scelte da fare, scelte importanti in base anche a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario. Sempre dopo la gara contro Legnago ci ha detto uno dei giocatori che probabilmente giocheranno, ovvero Musetti, ci dice anche gli altri 10 oppure? Musetti è un giocatore che ha iniziato bene, poi ha avuto questo problema e ha dovuto reinserirsi. Intanto la squadra aveva preso un cammino importante, quindi si è impegnato per cercare di ritrovare spazi, è entrato bene la gara che ha fatto contro il Legnago, ha fatto addirittura anche gol, quindi mi sento anche di riproporlo. Con gli altri faccio delle riflessioni come faccio di solito. E il presidente del San Marino ha detto il Parma non ci ha aiutato, speriamo che tutto questo gli si ritorcerà contro. Io non commento. Non è una cosa che compete a me. Dal punto di vista invece del campo, quello di Sant'Arcangelo, fra circa un'ora ci sarà una gara, quindi di sicuro insomma la soluzione che è stata trovata poi alla fine non è che sia... Ma la stessa situazione che avremmo trovato se giocavamo lunedì contro il San Marino, perché domani ci gioca una squadra, quindi abbiamo trovato... Andiamo lì e giochiamo a calcio, indipendente dal fatto che sia Sant'Arcangelo, che sia San Marino, che sia un'altra sede. Noi dobbiamo andare lì, come ho detto ai ragazzi, lasciar stare tutte quelle polemiche che non ci interessano, anzi, creano soltanto degli appannamenti, creano soltanto cercare di far perdere la concentrazione, cercare di far perdere l'obiettivo. Il nostro compito è quello di scendere in campo, il nostro compito è quello di lavorare sul campo e fare le cose che la squadra sa fare, senza lasciarsi condizionare da niente a nessuno. L'ultima da parte mia, arriva la prima di queste tre gare comunque importanti, anche
più che altro dal punto di vista degli avversari, è forse la più importante per vari motivi, perché la prima delle tre a partire bene è sempre positivo, perché ci sono tre scontri diretti, perché oltre a Parma-San Marino ci sono anche le altre quattro delle sei squadre di testa che si affrontano, insomma ha un'importanza ogni maggiore. Ogni gara è importante, come questa qui, è la prima, è importante. È importante perché comunque ci misura contro un'altra squadra forte, una squadra attrezzata, una squadra con degli ottimi elementi, quindi è importante, certo. Domande? Sì.